Ok, allora ciao, buongiorno a tutti, benvenuti ai tutorial di Gabbo. Oggi vedremo come si suona Stairway to Heaven. Stairway to Heaven è un pezzo molto bello delle Zeppelin, un pezzo storico del rock, è uno dei pezzi più affascinanti da suonare con la chitarra, è tra l'altro ottimo per rimorchiare durante i falò in spiaggia, bellissimo. Niente, è un pezzo un po' complicato anche perché soprattutto sulle prime note si suona tutto quanto in barré, però cercheremo di vederlo passo passo. È un pezzo storico del rock, come dicevo, di una band, una rock band molto famosa e molto nota. È un pezzo molto triste sulle prime, poi dopo accelera e diventa molto, molto potente. Questo consente anche una grossa versatilità sia sulla tastiera che sull'arpeggio con la mano destra e quindi niente, un pezzo molto bello, molto vario. Andiamo a vedere come si suona. Siete pronti per suonare? Dai, ce la facciamo insieme. Ok, allora il pezzo si apre in La minore. La minore può essere fatto qua sui primi tasti oppure può essere fatto qua. Siamo 1, 2, 3, 4 al quinto tasto, il barré, essendo un minore, il re minore, la minore sarebbe questo, però questa è la versione, la minore settima. E l'arpeggio con le dita, mi raccomando, posizionate bene, un dito per ogni corda, il pollice per le corde basse e indice medio e anulare per i cantini. Ok, siamo pronti? Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Ok. No, aspetta, aspetta, perché? Ok. Ok, ricominciamo. Allora, rivediamo questa prima parte. Allora, ce la devi fare, lo sai fare, porca miseria. Ma perché sei stupido che ti fai prendere dal panico, sei stupido che ti fai prendere dal panico. Ma perché cazzo non obbedisci a quello che ti chiedo io? Ma che ti sto chiedendo? Ti sto chiedendo suona! Suona un pezzo, suona! Io spacco questa cosa! Ho perso il mio tempo, ho perso il mio tempo con i fumetti, ho perso il mio tempo con i manga, con lo stramaledettissimo Ken il Guerriero, era solo Ken il Guerriero, era solo un pompadino di merda. E me l'ha pure detto Carla, in tutte le sedute. C'è ragione Carla. Pronto Carla? Eh sì, scusa se ti chiamo. Sì, sono un po' agitato. È successo di nuovo. È successo di nuovo, sì. Stavolta con Stairway to Heaven. Ma non c'entra. No, che c'entra? Che c'entra mia madre? Mia madre non c'entra niente. Ma non è che possiamo sempre dare la colpa a mamma. No, che c'entra? Non la sto giustificando per niente. Non la sto giustificando. Mi piace tuttora essere preso in braccio. Che c'è? Ma che c'entra che sono più grosso? Mamma è forte! Mamma è forte, è sempre stata forte e sarà sempre forte. Che è una stronza, mia madre, è una stronza, mia madre. Io non sono mia madre, io non sono mia madre. Grazie, Carla, mi sento meglio. Ti voglio bene, lo sai? Non sto cercando di superare nessun limite. Non ti sto chiedendo niente.
bene, ma ci sarà un rapporto ulteriore oltre a quello paziente-psicologo? Che vuol dire questa cosa? Ti voglio bene come si vuole bene a una persona che t'aiuta sempre, che c'è sempre. Ma dai, prendiamoci almeno una birretta. Una birretta professionale, dico, una birretta professionale. Una birretta analcolica? Io ti amo, Carla. Io ti amo. Ti amo. E ti amo. E ti amerò sempre, che c'entra? No, 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 aspetta, aspetta, non attaccare, non attaccare. No, dai, ci vediamo giovedì, ci vediamo giovedì, ci vediamo giovedì regolarmente, giovedì. Giovedì alle 10, dimentica tutto, cancella tutto, non ho detto niente. È stato un momento, solo un momento difficile, è stato solo un momento difficile, va bene? Ok? Va bene. Non me la volevo prendere con te, eh. Ti voglio bene. Il tutorial di Gabbo è finito. Oggi abbiamo imparato a suonare Stairway to Heaven. Spero di esservi stato utile. Dai, ci vediamo al prossimo tutorial. Rock and roll, mi raccomando. Scema.